ci prepariamo per la processione del venerdì di Passione, dove la Beata Vergine Addolorata esce appunto in processione alla ricerca del figlio. Domani, 31 marzo, ci sarà la processione del venerdì di Passione, la processione della Vergine Addolorata, a cura della Confraternita del Santissimo Rosario di Montemesola. Fino agli anni 50, però, questa processione non esisteva, anzi, a Montemesola c'era il culto di due processioni del Gesù morto, una al mattino curata dalla Confraternita del Santissimo Rosario, dove uscivano in processione i simulacri della Vergine Addolorata e del Cristo morto, ancora tutt'oggi custodito ai piedi dell'altare, e in serata c'era la processione dei Sacri Misteri, e c'è ancora oggi, della Confraternita di San Michele Arcangelo. Questo fino agli anni 50, quando c'è stata una ristrutturazione dei riti della Settimana Santa da parte della Congregazione dei Sacri Riti, che vietava in tutti i comuni, sino alle ore 15, l'uscita della processione del Cristo morto. Così la Confraternita del Santissimo Rosario ha dovuto modificare quelli che erano i propri riti, anticipando l'uscita della Vergine Addolorata nelle ore del primo pomeriggio. Però questa processione registrava una scarsa partecipazione del popolo fedele, e così poiché c'erano due processioni in un intervallo di poche ore, nell'intermezzo vi era anche la celebrazione della passione e morte di Gesù Cristo in Chiesa Madre. Così negli anni 70 l'Assemblea della Confraternita del Santissimo Rosario ha deciso di anticipare al venerdì di passione questa processione che comunque ha un significato non da poco, poiché c'è una madre alla ricerca del proprio figlio, ma anche è un ulteriore segno della devozione mariana che ha la nostra comunità di Montemesola. La preparazione della processione della Vergine Addolorata ha inizio già con la Quaresima, quando le consorelle procedono con la vestizione del simulacro della Vergine, simulacro che poi viene esposto in chiesa e che nel primo pomeriggio del venerdì di Passione i confratelli traslano in Chiesa Madre, dove poi in serata avviene la Santa Messa e la Via Crucis, a seguire poi la processione per le vie cittadine.